I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Ma buonasera, siamo nell'appuntamento delle ore 20, ben ritrovati, un augurio insomma a tutti quanti di un grande inizio di settimana. Casalotto insomma è iniziato già dal pomeriggio perché la mattina è andata una bellissima replica, dico bellissima perché c'è stata l'estrazione di sabato con dei buoni risultati, sicuramente ne parleremo insieme in questa bella serata. E allora do il ben ritrovato perché ci siamo visti comunque poche ore fa, nel pomeriggio alle 14:30 sempre in diretta, e parlo di lui, di Lio. Ciao, ben ritrovato, ciao Lio. Ciao Sheila, ben ritrovata, buona lunedì sera a te, buona lunedì sera a tutti coloro che stanno seguendo la nuova diretta. Diamo il via alla sera di Casalotto. Ricordo che nelle giornate di non estrazioni, nelle serate di non estrazioni come oggi, lunedì, il mercoledì e il venerdì saranno assolutamente serate di consigli, mentre il sabato, il giovedì e il martedì serata in anteprima nazionale dell'estrazione del lotto, quindi sempre dalle ore 20 voi avrete diverse possibilità, chiaramente suddivise nei 6 giorni della settimana. Bene, noi diamo il via a questa nuova diretta, estremamente importante perché con i nuovi consigli si arriverà preparati all'estrazione di domani sera, ma attenzione perché è anche giusto vedere quello che è successo proprio nell'estrazione di sabato sera, ovvero dell'altro ieri, perché ancora una volta un'estrazione fantastica, un'estrazione estremamente importante perché con l'arrivo del 9,90 un altro 9,90, ancora la ruota nazionale, beh, tutta l'Italia che segue Lio e Marco ha potuto centrare come minimo questo ambo secco, ruota nazionale, il 9,90 è l'ambo che abbiamo regalato anche più volte, 9,90 è l'ambo che ci appartiene perché spesso e volentieri noi parliamo di questo 9,90 e signori grazie perché sono arrivati veramente tantissime foto degli scontrini del 9,90 e non solo, questa è un'altra dimostrazione che Lio e Marco sanno ben ponderare le parole, ma soprattutto sanno quello che dicono e sanno cosa consigliare. 9,90 ruota nazionale, ottimo, fantastico, ma non solo perché avevamo anche il 15 con il 90, fantastico, 15,90 ambo secco e attenzione perché vi dirò assolutamente di più, c'era anche il 9,15,90 che ha sfaldato questo terno secco. La ruota nazionale ancora una volta è stata fantastica per l'arrivo di questo 9,90 non solo, ed è chiaro che tutte le altre vincite si eclissano un po' perché il 9,90 è sempre quella traccia che io e Marco valutiamo molto bene. Attenzione perché ancora non ci siamo sbagliati, ancora non ci siamo smentiti e infatti anch'io sabato, esattamente sabato mattina, sabato pomeriggio, nella giornata di venerdì, ho insistito ancora con questo 9,90 perché c'erano delle condizioni tecniche assolutamente importanti che lo confermavano. E poi nell'andare a rivedere comunque anche le altre estrazioni, dicevo con Marco, ma il 9,77,90 è appena arrivato alla ruota nazionale,
perché è arrivato alla fine di febbraio e Marco mi ha detto: Lio, ma tu lo dici sempre, i numeri non hanno memoria, quindi si potrà presentare ancora, e in realtà si è presentato. E allora, visto che abbiamo parlato anche di quel fantastico terno 9,77,90, vediamolo questo 9,90 in questo 2019, perché è chiaro che non dobbiamo essere contenti quando vediamo apparire il 90 a qualche ruota, dobbiamo essere in grado di farlo centrare in ambo e interno. Bene, il 9,77,90, fantastico, il 28 di febbraio era arrivato questo fantastico terno 9,77,90, ricordando che il 9,90 in quell'occasione era arrivato anche alla ruota del Lotto di Napoli, prima alla fine di gennaio, il 22 gennaio, il 9,89,90, altro terno sempre secco, vedete, terno a tre numeri, e poi l'altro ieri, sabato scorso, il 9,15,90, quindi tre terni con il 9,90 con la base del 9,90. E signori, attenzione, perché vedete che questo 9,90 ha una straordinaria, un'ottima frequenza. Allora, in questo 2019 è già arrivato quattro volte proprio l'ambo 9,90, perché è arrivato due volte alla ruota nazionale, una volta a Cagliari e una volta alla ruota di Napoli. Ma attenzione, perché noi dobbiamo fare i conti con il 90, perché questo 90 diventa il numero proprio di quest'ultima quindicina del mese di maggio, quindi gli ultimi giorni, gli ultimi 10 giorni del mese di maggio saranno estremamente importanti per quanto riguarda la traccia del 90 e ancora del 9. Il 90 dove l'abbiamo valutato io e Marco? Lo vediamo subito qua da Casalotto, perché nella condizione di Firenze-Genova, la 28-62, questa chiusura triangolare di somma 90, diventerà assolutamente importante per quanto riguarda appunto la nuova traccia, la nuova informazione legata al 90. Signori, attenzione, dobbiamo fare veramente attenzione a queste due ruote, perché già avevamo avuto sentore di 90 che poi non era arrivato, e questa condizione assolutamente conferma un fantastico 90. Firenze come ruota favorita, ma anche alla ruota del Lotto di Genova non è male. Io con Marco abbiamo valutato ancora una volta pochi numeri, perché ci saranno solo due ambi secchi e un terno secco, quindi vedete che anche con pochi numeri si può sempre centrare l'ambo o il terno, perché non è necessario giocare pagine di numeri per poi magari non vincere nulla, bastano alle volte anche solo due ambi e un terno. È chiaro che comunque dobbiamo fare dei tentativi, alle volte quando abbiamo delle informazioni molto forti rischiamo anche di dare un ambo e un terno, se no semplicemente due ambi e un terno secco. Beh, io penso che sono in realtà alla portata di tutti, anche perché tutti quanti abbiamo vinto il 9,90 o il 9,15,90, di conseguenza possiamo valutare tranquillamente i due ambi e il terno con il 90. E allora preparatevi, perché avanti tutta con il 90, da domani sera valuteremo questa proiezione assolutamente importante. Seguitemi, grazie. Avanti tutta con il 90 alla ruota di Firenze-Genova. Signori, attenzione, perché abbiamo unicamente, semplicemente per tutti voi, due ambi secchi e un terno secco Firenze-Genova. E allora questa informazione è veramente dedicata a tutti coloro che hanno già vinto il 9,90 e il 9,15,90, ma anche tutti coloro che magari per un motivo o per un altro non hanno centrato né l'ambo né il terno. Beh, ci possiamo rifare, perché come vedete i numeri non hanno memoria, domani c'è già un'altra estrazione, non mancate all'appuntamento di domani sera, ancora 9,90, 90 uscito 6 volte, 9 uscito 2 volte, e allora i due ambi e il terno secco con il 90 saranno vostri ora all'895-095, ripeto 895-095, lo sapete che dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere questa informazione importante, e allora vi dico via con le vostre chiamate.
Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia, forse un ippopotamo o forse il re di Francia, un gran bastimento che dall'argine si stacca, forse, forse, forse è la mia cacca, forse, forse, forse è la mia cacca, forse, forse, forse è la mia cacca. Qualcosa dentro che vorrebbe uscire fuori, forse prigionieri o forse sono fiori, forse sono galline chiuse strette in una sacca, forse, forse, forse è la mia cacca, forse, forse, forse è la mia cacca, forse, forse, forse è la mia cacca. Sono onde che s'azzuffano nel mare, forse è un esercito glorioso quando attacca, forse, forse, forse è la mia cacca, forse, forse, forse è la mia cacca, forse, forse, forse è la mia cacca. Sento un gran tumulto che tra poco scoppierà, tremano i confini sotto tutta la città, forse un terremoto che sconvolge, scassa e spacca, forse, forse, forse è la mia cacca, forse, forse, forse. Molto bene, lunedì sera, ma è chiaro che le informazioni valide domani sera, quindi tra meno di 24 ore già le potete avere. E noi abbiamo iniziato in questo lunedì sera parlando di questo numero che tutti vogliono, perché a tutti quanti piace il 90. Ci sono i due ambi e il terno secco. Signori, attenzione, veramente molta attenzione, perché in questi ultimi 10 giorni di maggio devono arrivare ancora 3/490, quindi valutate attentamente questa traccia, perché dopo si sa che fatalmente si può perdere l'ambo, si può perdere il terno, quindi questo non deve accadere. Beh, io sono già molto contento che più amiche, veramente tantissime amiche, hanno centrato il 990 alla ruota nazionale e siete stati in gamba, siete stati bravi questa volta proprio nel centrarlo in ambo secco alla nazionale oppure interno con il 91590. Aggiornamento tramite il primo portale. Sheila. Grazie Lì. Io velocemente voglio soltanto fare un saluto, perché in apertura non ci sono riuscita. Spero che sia ancora sintonizzato e collegato su 7 Go, perché voglio salutare un bersagliere. Si chiama il signor Valmore e fa parte della fanfara di Casalmaggiore, perché ho fatto una foto con lui domenica. Ero nella bellissima città dei Sassi a Matera, dove tra l'altro c'era il 77esimo raduno dei bersaglieri, e quindi c'erano 22.000 bersaglieri, è stato meraviglioso. Un saluto ovviamente a tutti i bersaglieri di tutta Italia. Detto ciò, parliamo invece di un giovane e bel ragazzo. Per molti non dice nulla, per molti invece da venerdì scorso è molto seguito sui social lui, perché è stato protagonista della puntata di Ciao Darwin. Al posto di vedere una madre natura, come era di consueto in tutte le altre puntate, ci siamo trovati un padre natura. Lui si chiama Filippo Melloni. Dunque è giovane, perché ha 24 anni, originario della bella città di Bologna. Lui studia medicina e fa il modello, è anche appassionato di sport, è istruttore di, ecco, sai che non so che cosa sia, Kelly Sessions, tu che fai palestra o cose del genere? Mai sentito, no. Scusate l'ignoranza, ma non so che cos'ha il calisthenics. Devo capire che cos'è. Abbiamo Stinelli, che anche lui è uno sportivo, magari mi può aiutare. Ah, è quello! Ma sai che non sapevo che si dicesse così? Quindi allenamento a corpo libero con gli... Ah,
ok, è street workout, va bene, ok, adesso lo so. La sua bellezza, insomma, l'ha aiutato veramente ad essere molto apprezzato su Instagram, soprattutto da venerdì scorso i suoi seguaci sono aumentati ed è diventata una star tra i vari influencer. Sì, a corpo bello, Calis, bellezza del corpo, grazie a Osti. Allora, lui pensate che è amato non soltanto in Italia, ma pare che lui abbia conquistato anche il pubblico ale spagnolo ed è conosciuto come il medico sexy, beh, futuro medico perché sta studiando insomma medicina. Stando a quanto ha dichiarato Sonia Bruganelli, che è una bellissima donna, che è la moglie di Paolo Bonolis, è previsto anche un modello brasiliano, insomma, a ricoprire questo ruolo. Credo a questo punto, questo venerdì, perché dovrebbe essere l'ultima puntata di Ciao Darwin. Allora, mi avrete visto, perché molti mi avrete visto, poi l'ho anche pubblicizzato sui miei veri social, insomma, venerdì ho avuto questa grande fortuna di essere stata presa e scelta per la puntata di Ciao Darwin per tifare la squadra della TV contro il web. Abbiamo vinto noi, tra l'altro. Padre Natura? Io non pensavo che arrivasse un Padre Natura, pensavo che scendesse dalle scale una Madre Natura, che l'occhio vuole la sua parte, anche noi donne. Insomma, sono tutte belle le madre nature. E invece scende questo gnocco pauroso, che però, da subito io ho detto, è un po' magrolino, perché in effetti Padre Natura, poi sono andata a seguirlo sui social, Lio, nelle foto di qualche mese fa era un po' più in carne, aveva secondo me più massa muscolare. Mm-hmm. Adesso è, non so, è un po' più dimagrito, infatti secondo me era, mi si vedevano anche un po' le costoline, però un bel ragazzo, comunque devo dire. Bene, ha avuto successo lo stesso, ecco. Beh, assolutamente. Delusi un po' i maschietti del pubblico. È chiaro, però è una delusione un po' fatua, perché comunque quando anche un maschietto è bello, no, punto, beh, stop. Certo. Una femmina è bella, punto, stop. Di conseguenza è chiaro che l'occhio vuole la sua parte, però dobbiamo veramente dire la verità per quanto riguarda ragazzi belli o brutti e donne belle o meno belle. Quindi vero, sono stato allora molto, molto carino. Vero, vero. Vi anticipo che poi parleremo di Ima Battaglia e Eva Grimaldi, perché finalmente insomma hanno coronato il loro sogno, perché si sono sposate dopo anni insomma di rapporti insieme. Tra poco, perché torniamo a parlare ancora con te, Lio. Assolutamente sì, perché le amiche da casa assolutamente vogliono le nuove informazioni, visto che domani ci sarà già la prima estrazione della settimana. E allora attenzione, perché ancora una volta io con Marco abbiamo valutato veramente il meglio in pochi numeri. Ora sarà il momento del numeretto 9, questo numeretto 9 che diventa appunto estremamente importante in questa settimana. Beh, attenzione, perché il 9 in questo mese di maggio è uscito solo due volte, una volta a Napoli e una volta alla Nazionale, proprio sabato con il 15 e il 90. Ma attenzione, perché ci sono due tracce estremamente importanti nella valutazione finale di questi due ambisecchi con il 9. E poi attenzione, perché abbiamo il 9 con un terno secco di figura 9. Beh, ci avete sentito parlare soprattutto in questo mese di maggio della figura 9, quanto era importante, ma anche settimana scorsa non ci siamo sbagliati con la figura 9, perché ora della fine il 18-72 alla ruota dell'8 di Cagliari l'abbiamo centrato in ambo a ruota al primo colpo di gioco, beh, del resto come il 27-72 che l'abbiamo centrato alla ruota dell'8 di Napoli, sempre in ambo secco. Allora attenzione signori, perché il 9 ha questo fantastico terno secco, 9 e 2 abbinamenti di figura 9, diventa appunto il terno più seguito, diventa il terno più ricercato, perché questo terno potrebbe arrivare anche in terno secco, quindi è da valutare veramente molto bene. E poi ci sono i due ambi secchi, due ambi classici con il 9. Io ritorno in redazione perché so che abbiamo delle linee libere tramite questo portale, di conseguenza voi veramente avete la possibilità di sfruttare bene questo portale per quanto riguarda la valutazione finale valida domani sera del numeretto 9. Venite con me.
Un numeretto particolare, il più atteso in assoluto, è il numeretto 9, attesissimo con i due ambi secchi, quindi sono due ambi di due numeri, come sempre alla portata di tutti voi, ma attenzione signori, perché abbiamo questo terno, il terno di figura 9, è un terno di tre numeri importantissimo, perché questo terno secco ha un'alta percentuale anche per arrivare proprio in terno secco. E allora attenzione, 89 22 77 dopo il tasto 3 voi avrete semplicemente, unicamente per domani sera, i due ambi secchi e il terno secco. Via con le vostre chiamate, è importantissimo avere questa nuova informazione. L'ora in cammino, amica del mattino, il tempo. Importantissimo il 9, quindi diventa appunto il numeretto più atteso in questa settimana, e qua veramente avete l'aggiornamento finale di questa settimana nei due ambi secchi e nel terno secco, perciò potete ancora chiamare il portale per avere questa informazione. Sheila. Bene, parliamo delle spose, perché finalmente Imma Battaglia e Eva Grimaldi, dopo tanti anni insieme, si sono sposati. Non importa se sarà dura, l'amore vincerà su ogni cosa, ha scritto Eva di buon mattino sul suo account Instagram. Alle 16 di ieri, appunto, Imma Battaglia e Eva Grimaldi si sono sposati al resort e spa dello chef Antonello Colonna, con gli auguri di Barbara D'Urso e Enzo Miccio, wedding planner. Una storia d'amore che va avanti, insomma, da parecchi anni, esattamente 7 che sono insieme loro due, e a fare da testimone, sapete chi è stato? Un suo ex fidanzato, perché loro tempo fa, anni e anni addietro, sono stati veramente una grande coppia, che erano su tutte le copertine, ovvero il bellissimo Gabriel Garco, amico poi inseparabile della coppia. Che bella questa cosa, insomma, vabbè, familiare. Sono felice per loro, perché sono sicura che è un vero amore, che poi lei ha dichiarato quando è stata anche all'Isola dei Famosi, due anni fa, credo. Sì, esattamente. Sì, anch'io penso che comunque è veramente un vero amore, quindi è giusto così, ed è comunque anche molto bella la complicità di Gabriel Garco, appunto, non solo perché gli ha fatto da testimone ieri, ma perché comunque da persone intelligenti, quando una coppia non va e di conseguenza uno va da una parte, l'altra va dall'altra parte, anche se è finito l'amore, l'amicizia non dovrebbe mai finire, soprattutto se ci sono di mezzo dei figli.
figli, i loro figli non ne avevano, ma questa coppia, che comunque non è più una coppia, Eva e Gabriel, dovrebbe veramente dare l'esempio a tutte le persone che magari si lasciano e poi magari non si parlano nemmeno più, ed è una cosa secondo me non tanto tanto bella. No, però non è da tutti, lo sai. Non è da tutti, assolutamente. Non è facile. Sì. Certo, è chiaro che bisogna comunque valutare tutti i casi, bisogna valutare appunto in realtà proprio come sono andate le cose, ma è chiaro che comunque questo può essere appunto un bel esempio. Loro ci sono riusciti, appunto, è vero. Grande esempio. 4 minuti, riesci ad andare a correre di là? Beh, veloce. Assolutamente sì, ce la posso fare, perché molte persone vogliono ancora questa semplice informazione legata al 90, questo 90 che ci piace veramente tanto. Già prima ne abbiamo parlato, ma ora attenzione, perché abbiamo proprio in questo lunedì sera l'ultima possibilità per avere questa traccia, ed è una traccia veramente ristretta, veramente corta, perché ci sono solo 2 ambisecchi con il 90, non di più, e un terno secco. Quindi per domani sera il sottoscritto e Marco ritentano questo 90 alla ruota di Firenze-Genova, perché c'è la condizione di somma 90, addirittura triangolo di somma 90, la 28-62. E allora attenzione, perché questa diventa appunto l'informazione definitiva per l'estrazione di domani sera. Seguitemi, grazie. Bene, l'895-095 è ancora a vostra completa disposizione. Il tasto 3 vi permette di avere questa formula precisa per domani sera, ovvero i 2 ambisecchi con il 90 e il terno secco sempre con il 90. Signori, diventa appunto un 90 prioritario a queste due ruote, a Firenze e Genova, soprattutto alla ruota dell'8 di Firenze. E attenzione, perché noi ancora una volta vi possiamo dimostrare tramite video, tramite le foto degli scontrini vincenti, ancora il 990 che abbiamo tutti quanti centrato alla ruota nazionale, non solo, anche il 9-15-90, perché questo è stato un altro terno sempre col 990 e sempre alla ruota nazionale. Via con le vostre chiamate, 895-095, tasto 3. Che ci vuole, babe? È l'estate dell'amore, è l'estate che discende lieve e che scioglie i nostri cuori. E insieme balleremo il tango, bevendo calici di mango. Faremo un lungo giro tondo prima di andare tutti a fondo. Che ci chiama, babe, è l'estate all'equatore, è l'estate in cui si mangia e beve, summer 1 and 3 and 4. E insieme balleremo il tango, bevendo calici di mango. Abbiamo proprio 1 minuto e mezzo per ricordarvi che intanto Casalotto non finisce qua, c'è soltanto un po' di pubblicità e poi ritorneremo ancora in diretta sempre con Lio. In apertura una notizia, parleremo del grande successo che c'è stato su Rai 1 e poi torneremo a parlare sempre di consigli naturalmente con te, caro Lio. Vuoi accennare qualcosa? Assolutamente sì, attenzione, non andate via, perché è sempre importante anche o il dopo Casalotto, come nella puntata del lunedì, mercoledì e venerdì, o il dopo estrazione. Infatti attenzione, perché in questo dopo estrazione avremo un consiglio importantissimo, un consiglio di lotto segreto che vi permetterà assolutamente
di avere un'informazione dettagliata, importantissima, soprattutto per quanto riguarda questa settimana. Attenzione, perché a fine settimana parleremo di lotto segreto, ma è chiaro che comunque l'estrazione ci sarà già domani, e di conseguenza noi dobbiamo arrivare sempre preparati a qualsiasi evento. Perciò mi raccomando, non andate via, perché avrete questa possibilità, ma è chiaro che se voi anche durante la pubblicità volete continuare a sfruttare i portali, avrete la possibilità di farlo, perlomeno i portali già che abbiamo visto. Esatto, esatto. E allora restate ancora sintonizzati qua su 7 Gold, appunto un brevissimo break e poi Casalotto ritorna con Sheila, ma soprattutto con i preziosi consigli dei nostri grandi esperti Lio e Marco. E allora a qua, tra a dopo. Eccoci sempre in compagnia di Sheila, del mitico Lio, e tra poco di nuovo riprendono i consigli, ma parliamo di quello che è successo sabato sera su Rai 1, perché è stato un boom di ascolti. Sicuramente molti di voi hanno seguito questa bellissima serata a Canora. Infatti Eurovision, Mahmood e Madonna, questo è il titolo. Italia seconda alla Eurovision Song Contest 2019 con Mahmood, lo vediamo a sinistra, che è il cantante arrivato alla vittoria del Festival di Sanremo, e la grande Madonna. Ottimo risultato di ascolti per la manifestazione Canora, che col 19,7% di share e oltre 3.500.000 spettatori supera veramente se stessa. Da Tel Aviv erano in collegamento, insomma hanno condotto il bravissimo, scusate, ma a me piace tantissimo, lo dico spesso, Flavio Insinna e Federico Russo. Fermo invece, perché il sabato sera va in onda su Rai 1 Ballando con le Stelle, che si riposa perché sono in vista le semifinali di venerdì e sabato 24 e 25 maggio, qualcuno ha avuto però da ridire sull'esibizione Canora di Madonna, non sulla sua presenza scenica, che quella, insomma, lo sappiamo, è straordinaria, anche spesso nel cambio del suo look non si discute, ma dicono che ogni tanto stecca esattamente come 30 anni fa. Insomma, noi lo diciamo anche, Marco, quando si parla di Madonna lo sappiamo che questa grande voce, lei poi alla fine sì, ce l'ha, ma non proprio pazzesca, quindi immagino che abbia un po' steccato, se non era in playback ma dal vivo, quindi vuol dire che allora qualche steccatura si è sentita. Qualche steccatura. Però senti, è Madonna, dai, ma io gliela lascio passare. Ma certo, ma assolutamente, ha 40 anni di carriera, di conseguenza va bene anche una stecca che si sente alla gran più bella, anche perché comunque è sempre la numero uno, come lei non ci sarà mai più nessuno. E poi comunque dobbiamo valutare e considerare tutto quello che ha fatto, comunque il cantare dal vivo, il ballare, il danzare assieme, che è una cosa che comunque è difficilissima, di conseguenza ci sta un po' tutto. Però io devo dire una cosa, lei sempre molto professionale, molto brava, è sempre la Madonna di una volta. Ora della fine è questo che ci piace di questa donna. Beh, anche lui comunque promette bene, di conseguenza vedremo appunto quale sarà la sua nuova canzone, ma già questa che ha fatto, che l'ha fatto conoscere, è una canzone molto orecchiabile, si sente spesso e volentieri. Vero, vero. Lio, invece andiamo con te, se è un nuovo codice, un nuovo consiglio adesso oppure... Beh, non lo so. Assolutamente sì, è un nuovo consiglio, il consiglio di lotto segreto. Attenzione, perché questa è una settimana importante, decisiva per quanto riguarda lotto segreto. Beh, attenzione, perché anche venerdì e sabato io vi ho portato il 9,90 segreto, e questo 9,90 avete visto che è arrivato proprio al primo colpo di gioco, primissimo colpo di gioco,
ed era da abbinare appunto al 68. Vedete? 9,90 68, ruota nazionale, lotto segreto, ha dato anche lotto segreto Lambo 9,90 perché era appunto il 9,90 segreto. Attenzione, numeretto 5, vi domandate perché il 5 è importante in questa settimana? Beh, attenzione perché ci sarà la famosa ricorrenza, quindi ha il 5 questa ricorrenza, ma abbiamo anche il ritorno del Lambo del nome, quindi attenzione perché ci sono due ruote particolari che attendono Lambo del nome, saranno Venezia e Nazionale, quindi se siete a conoscenza sapete qual è Lambo del nome di lotto segreto, giocatelo proprio con tranquillità a queste due ruote. E poi c'è il nuovo 9,90 segreto con un abbinamento. Io corro in redazione per questa informazione importante, valida appunto domani sera. Seguitemi, grazie. Molto bene, 89-34, 94-34, ripeto 89-34, 94-34, dopo il tasto 3 a 1,50 euro al minuto da rete fissa, 1,80 euro al minuto dai cellulari, voi avrete il vostro lotto segreto. Attenzione, io credo molto in lotto segreto, ma vi porto alla ruota del lotto di Napoli con il 5 che arriva dalla condizione 35-65, attenzione a questo 5, sapete che il 5 è un numeretto segreto di ricorrenza in questo momento e ha un ambo secco e un terno secco, data di nascita, attenzione, valutatela alla ruota del lotto di Napoli perché deve arrivare proprio a Napoli. Il 15 in condizione che conferma il 51, avete capito? Il 51 è uno dei due numeri del Lambo del nome. Attenzione perché c'è Lambo del nome per tutti coloro che ancora non sanno qual è, e l'abbinamento per terno. E per concludere, Ambo 9,90 segreto, quindi attenzione perché questo 9,90 segreto avrà solo un abbinamento per terno. E allora l'89,34, 94,34 è a vostra disposizione. Non rinunciate all'8 segreto, non rinunciate a questa chiamata perché qua avete veramente il meglio di lotto segreto per questa settimana che è estremamente importante. Via con le vostre chiamate, è un attimo ascoltare questa informazione sia da rete fissa ma anche dai cellulari.
Abbiamo veramente poco, un minuto per salutarvi, quindi grazie come sempre per averci seguito fino alla fine. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, però io e Leo siamo sempre in coppia anche domani mattina, se vorrete, alle 9.50 noi ci saremo. Sheila, sei troppo forte, veramente sei troppo forte. Allora, buona serata anche da parte mia, da parte di Marco. Mi raccomando, vi abbiamo portato, avete visto pochi portali anche in questo lunedì sera, e voi avete la possibilità di continuare a sfruttare il contenuto di questi portali, quindi sempre dai cellulari e da rete fissa, per arrivare in effetti preparati anche a domani sera. Come Sheila ricordato, domattina alle ore 9.50 noi saremo nuovamente in diretta, sempre da 7 Gold, di conseguenza mi raccomando non mancate. E proprio per arrivare al termine di questa diretta, ancora grazie per le foto degli scontrini che avete mandato del 9.90 nazionale, del 9.15.90. Buona continuazione, buonanotte e buona serata. Grazie, grazie Leo, grazie, ci vediamo domani mattina, sì, eh. Mi raccomando, ciao a tutti. Sì.